Onorevole Luciano D'Alfonso, oggi all'Aquila, insieme alla segretaria nazionale del PD, al fianco del candidato presidente Luciano D'Amico, uno degli slogan è l'Abruzzo merita di più. Cos'è che non va nell'Abruzzo di oggi? D'Amico assicura molto di più alla regione Abruzzo, alle caratteristiche e anche alle differenze di questa regione che è plurale e va riconosciuta nella sua e con la sua pluralità. Noi dobbiamo fare in modo che le opportunità di questa regione, anche nel dialogo col governo e con l'Europa, siano opportunità destinate all'iniziativa economica, all'aumento della capacità di funzionamento del sistema scolastico e universitario, all'aumento della capacità anche dell'offerta di salute rispetto alla domanda di salute. Noi abbiamo riportato l'autonomia decisionale in capo alla regione dal punto di vista della salute, della sanità. Il Covid ha ulteriormente allargato i cordoni decisionali. Adesso è il momento di costruire la sanità della terza fase della regione Abruzzo. Ci sono i poteri, ci sono le norme, ci sono le risorse, serve avvedutezza amministrativa, di governo, decisionale. Luciano D'Amico questo lo assicura. La sua vita è una vita di risolutezza, di competenza, di decisioni che hanno centrato i risultati. Per questa ragione noi gli abbiamo chiesto di dedicarsi per 5 anni alla regione Abruzzo e alle ambizioni di questa regione, che ha bisogno di più imprese, che nascano, che si ingrandiscano e addirittura riescano anche a superare i confini nazionali. C'è bisogno di aiutare anche i comuni delle terre alte a fare in modo che producano quantità e qualità di vita anche nei piccoli comuni delle terre alte. Le risorse anche su questo ci sono. L'Abruzzo ha 3 miliardi di euro in pancia, li deve soltanto utilizzare con avvedutezza e intelligenza. In 56 mesi non è accaduto nulla di quello che serviva in termini di priorità all'Abruzzo. D'Amico si impegna per fare questo.